Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi, tramite una notizia diffusa pochissimi minuti fa tramite l'account di Pokémon Go su Twitter e anche Facebook, è stato rilasciato un nuovo evento di Pokémon Go. E allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, questa è la notizia dell'8 febbraio, cioè data odierna, sul sito appunto pokemongo.nianticclubs.com, come si può vedere dal sito qui in alto. E abbiamo questa notizia dove dice festeggia San Valentino con noi. Allora, abbiamo nell'immagine un Clefairy, un Clefable ed un Chansey. Che cosa significa quindi? Che appunto, come dice l'evento, ci sarà la possibilità di poter catturare più Chansey, Clefable e tanti altri adorabili Pokémon rosa, come per esempio anche Cleffa, Igglybuff, Smoochum, si schiuderanno più velocemente e poi anche per aiutare ad dipingere la vostra città di rosa. Per questo San Valentino i moduli ESCA dureranno per 6 ore per l'intera durata dell'evento. Quindi, appunto, nel momento in cui si attiverà un modulo ESCA, questo durerà per ben 6 ore. Quindi basta attivarne 4 e durerà per tutta la giornata in quella determinata location. Però l'evento non è finito qua, ci sarà anche la possibilità di poter raddoppiare la quantità di caramelle che otterrete ogni volta che catturerete, farete schiudere e trasferirete un Pokémon. Questo appunto già c'era nella possibilità dell'evento di ottobre, e il vostro Pokémon compagno entrerà nello spirito di San Valentino e troverà le caramelle 2 volte più velocemente. Quindi se ci vorranno 3 km, naturalmente scenderà ad 1,5 km, oppure da 5 scenderà ad 2,5 km, oppure quello da 1 scenderà a mezzo chilometro. Non siamo nello stesso ritmo dell'evento di Halloween, però appunto qualcosa un po' si sta mu smuovendo e qualcosa un po' si è sbloccato per questo tipo di evento. Naturalmente, da quando a quando dura l'evento? Beh, allora è qui scritto. Allora, l'evento inizierà oggi, inizia oggi dalle 11, però notate bene che è l'orario standard del Pacifico, quindi ora sono all'incirca le 6 e un quarto, le 6:20 nel Pacifico, quindi ci vorranno all'incirca altre 5 ore, più o meno verso le 8 di oggi si sbloccherà l'evento e successivamente dalle 11 fino al 15 febbraio, quindi il giorno successivo a San Valentino, fino alle 8 di sera. Quindi appunto, se state utilizzando l'applicazione, sfruttatela appieno in questi giorni, perché appunto ci si prospetta una interessante novità. Naturalmente questo evento arriva con un po' di disappunto perché abbiamo visto nel video di ieri già che ci sono dei problemi riguardanti appunto questa applicazione, l'applicazione aggiornata all'ultima versione solo per Android, visto che il problema si presenta solo su telefoni Android, dove appunto nel momento in cui si va a cliccare sull'avatar del proprio giocatore, l'applicazione si blocca e esce dall'applicazione. Fortunatamente il mio dispositivo, cioè il Galaxy S7 Edge, non è colpito da questo bug fastidioso. Infatti io non l'avevo notato, ma è stato grazie ad un utente della pagina del canale. Però appunto andate a vedere quel video se volete sapere tutti i dettagli. Quindi allora, nel momento in cui andrete quindi l'evento appunto l'ho spiegato, ci vediamo quindi in un prossimo video. Un saluto a tutti da GC Android iOS.